Hanno agito velocissimi andando a colpo sicuro i banditi che alle 4 della scorsa notte hanno assaltato la gioielleria Sinopoli nella centralissima galleria Avogadro di Mogliano Veneto. In due, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze e martelli, hanno forzato la porta d'ingresso e, nonostante il sistema d'allarme fosse entrato in funzione e fosse attiva la videosorveglianza, in due minuti esatti hanno spaccato una decina di vetrine arraffando costosi orologi e gioielli. Poi, probabilmente disturbati, sono usciti salendo a bordo di una BMW serie 5 con targa straniera condotta da un complice che li aspettava in Piazza dei Caduti. Qui i malviventi sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che si trovavano in zona ed hanno sentito l'allarme. L'auto dei ladri è partita a tutta velocità percorrendo via Zermanesa fino all'altezza di via dello Scautismo, dove usciva di strada urtando lo spartitraffico. I tre banditi sono quindi fuggiti a piedi portando con sé il grosso della refurtiva. Dei circa 80.000 euro di bottino, infatti, sono stati recuperati monili per appena 500 euro. Vane le ricerche dei tre che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Forse un altro complice li attendeva con un'altra auto. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno acquisito anche i filmati della videosorveglianza della gioielleria e del sistema comunale. La famiglia Sinopoli è notissima. Lo zio era il famoso direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli, scomparso 20 anni fa. La gioielleria di Galleria Avogadro è gestita da Gian Maria e Gian Andrea, i figli di Eugenio Sinopoli, scomparso lo scorso dicembre e protagonista assieme alla moglie di una violenta rapina nel 2006. I banditi, allora erano in 6, lo aggredirono mentre scendeva dall'auto con un intero campionario di preziosi per un valore di 600.000 euro. Ci fu una sparatoria, fortunatamente non ci furono feriti. Quei banditi non sono mai stati presi, dice ora con amarezza Gian Maria, che bambino assistette alla rapina.